Vito, non stai bene, Vito, non stai bene, me lo dici solo quando ti conviene, e non rispondo mai, quasi mai, Milano piange sopra la mia faccia. Ciao ragazzi, come va? Ciao, Ciao, bene, direi bene. bene, dai, considerando la quarantena, direi ce la passiamo bene. Cosa stavate facendo quando vi ho chiamato? Abbiamo appena finito di pranzare il Sì, nostro classico pollo. siamo abbastanza monotematici con la cucina. Abbiamo finito il pranzo e, anzi, abbiamo fatto un pranzo particolare perché abbiamo scoperto che la nostra cucina è appena esplosa, è esploso il piano con tutto. Ma come? Ebbene sì, così dal nulla a un certo punto questo vetro che ricopriva il piano cottura è andato in mille pezzi senza nessun motivo apparente. Ma davanti a voi l'avete visto andare a pezzi? È successo questa notte, però oggi abbiamo comunque cucinato su questo campo di battaglia di pezzi di vetro. Vabbè, una delle fortune della quarantena. A proposito di stare a casa, il lockdown per voi è stato un momento prolifico? Sicuramente è prolifico per quanto riguarda la spiritualità. Siamo entrati un po' più a contatto con la spiritualità piuttosto che con il correre chissà per dove e per quanto sia difficile questo momento. Comunque il lato positivo è quello che possiamo scegliere davvero come passare il tempo, possiamo sceglierlo davvero. Sicuramente la cosa che ci interessa di più è sempre stata quella dei concerti e quindi puntualmente poi va lì. Non vedo l'ora di ricominciare quell'aspetto lì. Com'è la convivenza forzata con un altro Vito? Ma comunque viviamo insieme tanto tempo, quindi anzi è stato utile per lavorare su delle cose. Abbiamo molto più tempo per lavorare al disco, sicuramente. Quindi facciamo le voci del nuovo disco in tranquillità, con maggiore attenzione sui dettagli. È una figata in realtà. Quindi state lavorando molto dal punto di vista musicale. Sì, fortunatamente abbiamo gli strumenti a casa e anche per registrare, quindi riusciamo a passare il tempo anche così. I vostri vicini sono vostri fan? È successo che a Vito è andato a chiedere un cavatappi, però questo qualche mese fa, e avevamo appena fatto Sanremo, eravamo stati ospiti a Sanremo. Chiesto un cavatappi e lei ha detto comunque complimenti per Sanremo e Cioè, prima per gli è sbottato a ridere in faccia, perché 2 sere prima l'aveva visto a Sanremo, mentre 2 sere dopo eravamo già a casa qui a Milano a chiedere un cavatappi. chiedere un cavatappi. Esatto, questa è un po' una grande metafora della nostra vita. Nel pezzo Industria Porno, voi cantate Se facciamo l'amore, l'industria porno muore. A proposito, state supportando l'industria porno in questi giorni? Devo dire che non la utilizziamo minimamente Porno free. perché non ci serve, nel senso se volevamo che morisse tempo fa, lo vogliamo anche adesso, insomma, cerchiamo sempre di trovare il sentimento giusto piuttosto che Siamo romantici, siamo siamo romantici. romantici, dai, mettiamola così. Che effetto vi ha fatto pubblicare? Voi siete usciti con Benzina, no? In questi giorni. Che effetto vi ha fatto pubblicare un pezzo durante il lockdown? È strano. Volevamo pubblicare proprio Benzina perché pensavamo fosse il brano più adatto, anche se non è stato scritto Completamente in lockdown. in lockdown, ma in qualche modo racchiude il senso di questo periodo qui, di quello che stiamo vivendo. Quindi è stato un bel caso, come tanti altri casi ci sono stati rispetto ai nostri aneddoti che conosciamo solo noi e pochi altri amici. È stato un bel caso, sì. E ho visto il video, no? Che è molto casalingo. Com'è nata l'idea di farlo a casa vostra? Non è stata un'idea di farlo a casa, è stata più che altro una necessità. Abbiamo cercato di farlo nel miglior modo possibile. Sì, volevamo fare una cosa diversa da tutte quelle che stavamo vedendo in giro in questo periodo e quindi ci è venuta questa idea di clonarci, di storpiarci, anche perché un po' perché corrisponde alla realtà, nel senso che in realtà siamo pieni di personalità entrambi. E un po' perché questa quarantena è un po' un assembramento solitario.
così abbiamo voluto fare il nostro video, nel senso che sei molto spesso con te stesso, con i tuoi pensieri, con appunto tanti lati di te, e quindi entri in contatto tutti i giorni con te stesso, e abbiamo voluto raccontare questa cosa qua. Ci cantate una canzone? Perché no, dai. Siamo Benzina, che è l'ultimo brano che abbiamo tirato fuori. Per tutte le volte che ti senti diverso, per tutte le volte che hai sputato lo specchio, per tutte le volte che ti senti che hai perso, per i dannati giorni volati, sempre sui mezzi, nei mezzi uguali, tra le droghe eri la migliore. Ma non bastava, ci siamo persi tra dire e fare, tra i compromessi, e ora bruciamo come benzina dentro questa stanza umida, dentro una foresta di città. Come si fa? Vito, non stai bene, Vito, non stai bene, me lo dici solo quando ti conviene, e non rispondo mai, quasi mai. Milano piange sopra la mia faccia, ti porterei su un'isola senza nessuno, ti regalerei un viaggio nel nostro futuro, ma tu non ci sei mai, quasi mai. Milano piange sopra la mia faccia. Ti pare, niente da fare, primo di maggio mi salutato, stessa faccia, stessa voglia, siamo animali ma fatti male come un errore, come mio padre, e bruceremo come benzina dentro questa piazza pubblica, dentro questa festa in maschera. Come si fa? Vito, non stai bene, Vito, non stai bene, me lo dici solo quando ti conviene, e non rispondo mai, quasi mai. Milano piange sopra la mia faccia, ti porterei su un'isola senza nessuno, ti regalerei un viaggio nel nostro futuro, ma tu non ci sei mai, quasi mai. Milano piange sopra la mia faccia. Per tutte le volte che ti senti diverso, per tutte le volte che hai sputato lo specchio, per tutte le volte che ti senti depresso, per tutte le volte che ti senti che hai perso, per tutte le volte che hai rischiato lo stesso, per tutte le volte che hai passato un inverno, per tutte le volte che non ci hanno scommesso. Vito, non stai bene, Vito, non stai bene, me lo dici solo quando ti conviene, e non rispondo mai, quasi mai. Milano piange sopra la mia faccia, ti porterei su un'isola senza nessuno, ti regalerei un viaggio nel nostro futuro, ma tu non ci sei mai, quasi mai. Milano piange sopra la mia faccia. Bravi, grazie. Dai, grazie. Grazie mille, Chiara. Buona giornata. Buon pomeriggio, ciao ciao.